lavorato per presentarci questa festa. Quindi un ringraziamento sincero principalmente ai rappresentanti, ai presidenti, ai vicepresidenti, ai direttivi dei rispettivi comitati di millaggio. Ricordo che si tratta del comitato di millaggio di Cari, Poggiate, Ingassago e Merate. Ci auguriamo ovviamente che altri comitati di millaggio si aggiungano, perché questo vuol dire anche diffondere la cultura europea e aggregare ancora più persone. Quello che oggi noi cercheremo di fare è allietare questo momento con una bella festa. La festa prevede questo concerto in musica con la partecipazione della scuola di musica Don Carlo Borghi, che ringrazio, il maestro Damiano Picri, e la scuola in via eccezionale, scuola di musica di Betera, Spagna, con il maestro Alfonso Bautista Fichè. Ho detto bene? È una casa un po' più grande, è una casa dove possiamo soltanto arricchirci e oggi nella prova. Nasce proprio in Europa da un'amicizia tra i popoli, tra Schumann, De Gasperi e Adenauer, e inizialmente si chiamava comunità, quella che siamo noi oggi, una comunità. E devo dire che parte proprio da queste piccole cose essere comunità, da un concerto, da un comitato di millaggi. Il valore oggi di conoscere anche culture differenti, sentendoci come se fosse casa, credo che sia fondamentale. Quindi ben vengano queste iniziative, viva l'Europa a prescindere da tutto, e casa nostra, cerchiamo sempre di migliorarla. Questo è, e cerchiamo di conoscerci meglio facendo anche queste bellissime iniziative. Quindi veramente grazie e buon pomeriggio a tutti e viva l'Europa. Quanto teniamo noi all'Europa? Prima sentivo che c'erano dei gemellaggi che duravano da 10 anni, sono stati impostati 10 anni fa. Quanto teniamo noi all'Europa è la dimostrazione che l'anno scorso abbiamo festeggiato i 20 anni di gemellaggio con la cittadina inglese di Stockholm. L'anno prossimo toccherà a noi organizzare questo evento, speriamo di essere all'altezza come avete fatto voi. Nient'altro, auguro buona musica a tutti. La parola al vicepresidente del comitato gemellaggio, perché sono loro sostanzialmente che portano avanti da 20 anni con grande entusiasmo questo gemellaggio. Con il comune di Stockholm, i comuni, perché è più di uno, un consorzio di comuni. Noi siamo in una situazione un po' particolare, perché come sapete con la Brexit l'Inghilterra sta cercando di uscire dall'Unione Europea, chissà se mai ce la farà. Comunque voteranno tra l'altro il 26 maggio alle prossime elezioni. L'amicizia tra queste due comunità, a prescindere dalle loro scelte, comunque resta, noi ne siamo la dimostrazione. La settimana dal 20 al 26 i nostri gemelli inglesi verranno a trovarci a Oggiate, ed è un motivo d'orgoglio che anche con vicende politiche di questo genere l'amicizia superi qualsiasi tipo di confine, anche quello europeo. Stiamo cercando come comitato di gemellaggio di Oggiate Molgora ad impostarne un altro, questa volta con un comune della Catalogna. Vedremo se andrà a buon fine, però è un modo per esprimere anche in questi tempi l'unione e la volontà che queste amicizie, questi gemellaggi proseguano nel tempo. Grazie a tutti. Grazie. Deve essere perseguito da tutti con un miglioramento continuo delle istituzioni europee. Noi di Ingassago siamo legati in modo particolare alla figura di Leonardo, genio universale, compreso dai francesi come se fosse loro, in realtà toscano, milanese, ha girato tutta l'Europa, quindi un precursore di questa unione. Il genio, il sapere, la conoscenza che va oltre i confini nazionali che comuna l'umanità. Tutte le conquiste del sapere sono conquiste per l'umanità. Quindi noi siamo legati alla figura di Leonardo, che consideriamo in parte nostra, ma soprattutto un genio universale. Per questo noi siamo ben contenti di accomunare la figura di Leonardo a questo, ci permettiamo di accomunarla a questo evento.